progetti e miglioramenti importantissimi, che vanno in una visione generale del nostro territorio e di tutta la nostra costa. Io chiudo sulla campagna elettorale, no? Qui ci sono candidati e non. Guardate, Alberto è lì per farcela. Io lo so che molti di voi sono candidati e di questo si illudono. È lì per farcela, perché noi abbiamo dei dati che ci dicono che Alberto è lì per farcela. Dipende solo da voi se Alberto ce la farà. Cioè, non chiedete ad Alberto. Alberto non si può muovere, appena si muove pesta i piedi. O ai candidati della regione, o pesta i piedi ai candidati del comune, o quello è amico mio e quello è amico tuo. Alberto non si può muovere, lui l'unica cosa può darvi assistenza dove non vogliono votare. Dove vogliono votare? Alberto non lo dovete portare, perché Alberto deve andare dove non devono votare. Allora, quest'ultima settimana, ognuno di voi deve fare un sacrificio, lasciare il proprio lavoro. Siccome molti di voi, io vi conosco, hanno tutte delle attività, ebbene, se avete delle attività, nessuno vi ha detto di mettervi in lista. Potevate rimanere a casa. Allora, adesso, per capire che cosa significa uno sforzo generale di tutti, può permettere ad Alberto di non andare al ballottaggio. Questo dipende solo e esclusivamente da voi. Le amministrazioni che nascono dal ballottaggio sono amministrazioni che sono come quelle pignate che si rompono, già di partenza. E San Vito ha già delle idee molto chiare di che significa quando le pignate nascono rotte. Allora, se c'è qualche amico qui dentro che ancora è indeciso, e io lo so che ce ne sono, salite sul carro del vincitore prima, non dopo, dopo è troppo tardi. Io so che a San Vito la campagna elettorale è una passeggiata, veramente un divertimento. Rispetto a Carolino che siamo con il coltello tra i denti, che la stessa persona viene contattata 10 volte dalle stesse persone, poi ce ne sono tanti altri dove non va nessuno, questa è una vecchia storia, chissà perché si va tutti dalla stessa parte. Dove a Carovigno c'è una grossa possibilità, e questo non lo dico senza togliere niente a nessun altro, e lo dico ai miei assessori presenti. C'è una grossa possibilità che ancora non tutti hanno colto. Allora, in questi giorni penso che le nostre opportunità sono di convincere quei pochi amici che ancora hanno deciso e stanno decidendo di sprecare il loro voto. Di sprecare il voto e darlo a una lista che non ha ragione di esistere, perché non raggiungerà il quorum. Allora, a tutti questi amici, no? Io dico soprattutto ai miei assessori. Io gli dico di darsi da fare, di rendersi conto e far rendere conto che l'opportunità che noi abbiamo nei nostri territori è che vinca Palese. Solo se vince Palese le amministrazioni di Carovigno e di San Vito avranno delle opportunità. Se non vince Palese, l'impianto di depurazione, no? Che sicuramente chissà quanto mi stanno dicendo, Specchiolla, La Vasca, e perché tutti questi soldi, chiacchiere. L'impianto di depurazione, l'acquedotto, ha 6 milioni di euro in mano dal 2005, giunta Fitto, perché per decreto l'impianto di depurazione lo gestisce l'acquedotto, quindi le favole che dicono, magari in questo momento, pure di attaccare me, per attaccare Alberto, attaccano me. Allora, queste favole dell'impianto di depurazione non c'entrano più niente, ormai l'impianto di depurazione è in mano all'acquedotto pugliese, se lo fa è merito tuo. Se non lo fa è colpa sua. L'acquedotto pugliese in questi anni è stato gestito da Vendola, ha cambiato 6-7 commissari, non sappiamo più quanti siano. Allora, l'impianto di depurazione, che è il completamento a questo discorso, perché sappiamo bene, nessuno ce lo deve andare a dire poi a qualche comizio nelle prossime serate, diranno stanno pensando a fare bella Specchiolla. E poi c'è il problema, lo sappiamo che c'è il problema, ma perché a Santa Sabina no? A Santa Sabina ci sono due possibilità, due cose: o chi è puntini puntini maiale e scarica giù e poi si va a fare il bagno lui stesso, o chi chiama l'autospurgo e paga. Alberto diceva, sai, non affrontare questo argomento che è un po' impopolare. Ma scusa, impopolare di che? La fogna ce la dobbiamo bere, ce la dobbiamo mangiare, cioè.